sembra molto più prezioso lo scrigno. La mirra è il dono del popolo delle montagne al signore della vita e della morte. Ed è anche il segno dell'immortalità. Tieni pure le tue leggende. Preferisco cose come questa. L'oro è potere. Ed è l'unica cosa che conta. Avete combattuto con onore. Siete guerrieri valorosi. Ma tu sei ferito? No. No, non è nulla. Non è nulla. Chiamate i chirurghi che provino a curare quella ferita. Si oppone a Baltasar muore. Uccideteli tutti! E nessuno rimanga vivo! Corri, Nabu, corri! Scappa, presto, muore! Nessuno! Allora, in cambio che cosa vuoi? Offrirmi come vostro alleato. Roma è potente. Ma non sa combattere nel deserto. E come vedi, posso esservi utile. È un'offerta molto allettante. Sono sicuro che Quirinio sarà felice di incontrarti per discutere con te i dettagli. Tra 10 giorni, sulle colline di Damasco. Ora ti saluto, Baltasar. Prendetelo. Agli ordini, centurione. In Egitto, passando per Gerusalemme. Sarà contento Erode. Erode dovrà obbedire per forza. Blocca tutte le carovaniere provenienti dall'Africa che riforniscono le tribù con cammelli e cavalli adatti alla guerra. E se farai bene, ci sarà un bel trono per te. Roma sa apprezzare gli alleati di valore. Non lo so se è un trono quello che voglio. E allora cosa vuoi? Non lo so. So a cosa ti riferisci. È successo anche a me. Ma l'impero è grande e ha tutto ciò che un uomo può desiderare. Roma può darmi quello che io stesso non so. Qualunque cosa tu voglia la possiede e te la darà. No, non può. Ma qualunque cosa sia, io la troverò. Per adesso, per ogni carovana che bloccherò, voglio 1000 pezzi d'oro. D'accordo, ma puoi avere molto di più. Lo so, e me lo prenderò. Ma quella non è Yuma. Ignoratela. È soltanto una femmina. Tu chi sei? Che ci fai qui? Sono Melchior, sacerdote del Monte Uscida, e vado a Gerusalemme per incontrare un grande re. Erode? Quell'incapace si fa chiamare grande? No. Il divino re di luce, che è nato in quella terra. Un re? Nel suo regno? E cosa te lo fa pensare? Segni nel cielo lo dicono chiaramente. Forse annunciano Baltasar e il suo regno. No. Giusto, ben detto. No, perché il re che incontreremo non ha bisogno della spada per conquistare il suo trono. E allora non credo che avrà mai un regno. Baltasar! Ora pagherai per la morte di mio padre. E come mai il saggio Melchior tiene al suo seguito un pazzo suicida? Il pazzo suicida ti sfida a duello! Ma non ti avevo già ucciso? Allora, vecchio. Ma guarda, il giovane guerriero attrae la pietà delle femmine. Che spettacolo emozionante.
bella. Questa la prendo io. Vecchio, non posso battervi con un uomo che non si regge in piedi. Non sarebbe leale, ma ormai la sfida è lanciata. E le regole militari impongono di battersi. E quale sarà il premio per la vittoria? Non essere troppo sicuro del tuo gigante, vecchio. La forza non è l'unica dote del guerriero. Comunque, come premio, scelgo la vostra vita. E io scelgo te e i tuoi soldati come mia scorta fino alla prossima luna. E sia. E questo sarà il mio campione. Vale così poco la vita per te, vecchio. Non preoccuparti, bambino. Sentirai solo il rumore della testa che rotola. Se non ti avessi sfidato, non avresti potuto vedere il segno di cui ti parlavo. Mi hai costretto a seguirti, Melchior. E ti ringrazio. Ora vedo. E questo può essere solo il segno di un grande re. Adesso che sei anche libero, cosa vuoi fare? Per niente al mondo voglio perdermi questo re. Che muove le stelle. Sì. Gaspar, sì. Gaspar, hai visto? È meraviglioso, non era un sogno. I pianeti si aprono. Sembra che ci sia un'altra stella. Questa è la profezia. Danzeranno i pianeti sulla stella, la sua luce sul trono dell'universo. Danzano i pianeti, la loro gioia ha acceso una nuova stella. E ci indica la via per Betlemme. Presto, tutti a cavallo. Si va a Betlemme.